Vincenzo stanotte ha avuto un brutto incidente, sta in ospedale e sta in terapia intensiva, sta in coma. Stiamo andando a Malta da Vincenzo perché mi hanno detto che è urgente e che dovevo andare quanto prima possibile perché la cosa non è grave, è gravissima. Per il momento è ancora vivo, fate presto, preparatevi al peggio. I figli devono piangere la propria mamma, ma mai una mamma deve piangere un figlio. Ciao, mi chiamo Vincenzo e questa è la mia storia. Di quel giorno ricordo solo di aver visto un fantastico tramonto a Tufia, un punto panoramico a Malta dove il sole sparisce nell'acqua. Il 4 dicembre notte la mia vita è cambiata profondamente. Ho avuto un incidente mortale in moto con il mio amico Giovanni. Di quella sera, di quegli attimi, non ricordo perfettamente nulla, ma posso dirvi cosa è successo. Eravamo andati in discoteca, come spesso accadeva, e al ritorno, a circa 5 minuti da casa, non si sa come, scivoliamo dalla moto. Alla guida ero io. Cado e una macchina mi investe, devastandomi letteralmente, senza neanche soccorrermi. Da lì verrò trasportato al Mater Dei, l'ospedale principale di Malta, dove inizierò a dormire per 10 lunghissimi giorni. Penserete che fossi ubriaco, ma in realtà non lo ero. Il mio tasso alcolico era pari allo 0,2%. Il 14 dicembre mi sono svegliato dal coma. Quando ho visto di non avere più la gamba, mi sono detto no, non posso più guidare la moto. Ma vedendo meglio mi sono detto, ma la sinistra serve a cambiare le marce, quindi non ci sono problemi. Dopodiché ho pensato alla bici che avevo acquistato con l'idea di voler fare un grande viaggio. Più che viaggio era un'impresa. Figuratevi, non ci sono nemmeno mai salito su questa bici. Ed infine ho pensato di volermi reimpegnare nuovamente nello sport, di riprendere l'arbitraggio per avere il mio riscatto. I danni riportati dall'incidente sono stati molteplici. Oltre la perdita dell'arto, le TAC hanno rilevato due diverse emorragie cerebrali, una contusione bilaterale ai polmoni, due profonde fratture alle vertebre T3 e T4 e la diplopia al mio risveglio, ovvero la visione doppia, che ho corretto con un prisma apponendolo sulla mia lente destra. Inoltre, al mio arrivo, a causa della perdita dell'arto, di un taglio profondo vicino all'occhio e dietro la testa, nonostante avessi il casco, mi sono stati trasfusi circa 2 litri di sangue. Sempre a causa della perdita dell'arto, si è generata una fortissima infezione che si è sviluppata per tutto il corpo e proprio per questo mi hanno messo una tuta termica per mantenere stabile il livello della temperatura. Inoltre al tentativo di risveglio ho avuto una reazione simil epilettica. E proprio per questo, non si sa se a scopo preventivo o altro, sto assumendo dei farmaci contro l'epilessia.
Una delle primissime domande che mi avete fatto al mio risveglio è stata: Vincenzo, quali sono le tue prospettive future? In realtà ci ho pensato molto a questa cosa anche io, e ciò mi spaventa non poco. Il primissimo step è quello di acquistare delle protesi all'avanguardia, perché ho sempre desiderato il meglio per la mia vita e proprio adesso non posso farne che a meno. L'unico problema è il costo e la diversità di queste protesi, infatti si va oltre la decina di migliaia di euro. Quindi proprio per questo sto facendo questo video, per creare una raccolta fondi per acquistare le protesi, per poter ritornare a camminare, correre o fare qualsiasi tipo di sport. Sia io che la mia famiglia non disponiamo di questa cifra. Quindi queste sono le mie prospettive future. Inoltre non vi nascondo che vorrei staccare anche un pochettino la spina viaggiando, per poi ritornare e concentrarmi sul mio sogno, ovvero le Paralimpiadi. Infatti ci sono 6 anni per una giusta preparazione. Inoltre voglio ringraziare chiunque mi aiuterà anche con un semplice pensiero. E ricordate che non dovete mai perdere la forza e la grinta di combattere, perché la vita è meravigliosa.